Allenatori, benvenuti in un nuovo episodio del DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto, il tesoro dell'area 0, parte 1, la maschera turchese. Oggi mi andava di dirlo tutto, per intero. Questo perché sento in cuor mio che stiamo giungendo alla fine di questa fantastica serie e sinceramente non so se sarà effettivamente l'ultimo episodio questo, ma se non lo sarà, lo sarà al massimo il prossimo. Perché dico questo? Beh, abbiamo sostanzialmente completato tutte le cose importanti che c'erano da fare. Oggerpon adesso è felice, è entrato a far parte della nostra squadra, ce lo siamo conquistato, per così dire. È ben voluto in paese da tutti gli altri, ha le sue maschere. E quindi, beh, cos'altro possiamo fare? Forse qualche altra sfida. Forse andare a catturare i tre beni amici, ma non ne sono così sicuro. Secondo me non faranno parte, come vi ho detto più volte, della storia principale, ma saranno a catturare nel post-game. In quel caso lì potrei decidere due cose. O di portarvi un episodio con i tre Pokémon, e quindi fare una guida episodio, oppure fare proprio una guida. Ma bando alle ciance. Non è il momento di chiacchierare, perché abbiamo un'amica che ci aspetta qua. Eccola. Ah, Oggerpon. L'ho fatto salire di 5 livelli. E ha un moveset nuovo. Clava di Liane, che è la sua mossa peculiare, che va a cambiare il tipo in base alla maschera che gli andiamo a mettere. Quindi se non gli mettiamo maschera rimane di tipo erba, così come il suo teratipo. Altrimenti, come nel mio caso, volevo provare quella di fuoco, la maschera di fuoco, non mi ricordo come si chiama. E in questo modo Clava di Liane andrà a cambiare il suo tipo in quello fuoco, chiaramente quando il Pokémon si terracristallizzerà, e quindi non lo vedete subito adesso, in diretta il cambiamento. Ma spero che ce ne sarà l'occasione. E poi gli ho insegnato qualche altra mossa, insomma Legnicorno, che è molto forte perché toglie vita chiaramente, fa danni quindi, e recupera vita. Danza Spada e Campo Erboso. Ottimo moveset secondo me per i raid. Questo moveset potrebbe davvero rendere Oggerpon devastante, anche perché considerate che adesso è al 75, ma ha delle stat veramente molto buone, e quindi bene. Tra l'altro credo che è possibile che la forma migliore per i raid sarà proprio senza maschera, cioè senza lo strumento assegnato, quindi con la maschera base, perché va in quel caso a potenziare tutte le mosse di tipo erba. Insomma, tanta roba come Pokémon, e poi super versatile. Con le varie maschere possiamo andargli a dare, no? Varie tipologie. Per il resto non ho altro da aggiungere, se non... Rubra, ci siamo. Dica. Che succede qua? Tutto distrutto? Beh, lo sappiamo perché. Finalmente, te la sei presa comoda. Mediamente. Ti ho visto lottare veramente bene, Shadow. Mi sa che è giunta l'ora di sciogliere ufficialmente la squadra dei raccattamaschere. Riri è da quando è rientrato a casa che non esce dalla sua camera. Già. Ah, ma tu non sentiti in colpa. Sono stata io a dirti di tenere segreta la faccenda di Oggerpon. E poi Riri è anche molto orgoglioso, scommetto che non l'avresti mai detto. No. Come sta Oggerpon? Non arrivo ai livelli di Riri, però anche io mi sono affezionata a quell'orchetto, sai? Mi piacerebbe fare una lotta contro di voi, ci stai? Oh, e beh, l'avevo anche detto che mancava una lotta contro di lei già da un po' di tempo. E a quanto pare è arrivato il momento. Che sia la battaglia finale? L'ultima cosa che ci sarà da fare in questo DLC? Di principale? Lo sapevo che avresti detto di sì, non ti smentisci mai. Fammi sapere quando sei pronto. Lo siamo, mia cara, lo siamo. Oggerpon naturalmente non l'ho messo in prima posizione perché ce lo teniamo come jolly. Ma entrerà e combatterà per noi. Andiamo. Vedo che hai Oggerpon in squadra. Sembra che il suo modo di lottare cambia a seconda della maschera che indossa. Vuoi farlo lottare così com'è adesso? Sì, di fuoco. Bene, in posizione. S-
Sarà interessante questa sfida. Oh sì. Oh sì. Già anche nello scorso episodio. Wow. Vai Rubra, facci vedere. Vediamo soprattutto il livello dei suoi Pokémon. Mighty Yen intanto. Io ho messo davanti Snorlax. Ok. Ma hai fatto svegliare presto? Spero che ne valga la pena. No, tu mi hai fatto svegliare a me in realtà. Sei tu che mi hai chiamato. Ma comunque, ci siamo. Livello 70. Onesto. Allora, abbiamo Martel Pugno. Partiamo così. Partiamo così. Di sicuro non attaccheremo prima di lei, esatto. Bene. Ottima partenza. Riproviamoci. Questa volta sì. Ottimi danni. Bravo Snorlax. Sono fiero di te. Colpisci sempre dove fa più male. Scommetto che non hai molti amici, vero? In effetti no. Si scherza. Siamo pieni di amici. Sto parlando di Pokémon, eh? Martel Pugno! Non ti servirà granché, mi spiace. Yeah! Ok! Vediamo se ci sarà occasione di Ogerpon. Ci sarà sicuramente, ce lo butterò anche se sarà un tipo suicidio. Morpico! Martel Pugno qui dovrebbe essere super efficace o sbaglio? Perché non è solamente elettro. E anche bui. Oh, poi c'è anche Forza Equina, giusto? Sì, andiamo con Forza Equina. Oh no. Oh no. Questa ci ha fatto comodissimo. E adesso ce la usa contro. Va bene. Eccolo qua. E figuriamoci. Ok. Sono un muro, non mi tirerei giù facilmente. Riproviamoci. Due su due? Ok. Ok. Se paralizzo io, una volta ogni 10 turni forse sta fermo il Pokémon. Ma okay. Andiamo avanti. A volte la sfiga. Vai. Con i suoi attacchini che non tolgono nulla, ci sta tirando giù. Oh, era ora. Me ne basta uno quasi. Recuperiamo un po' di vita. E se attacchiamo è finita per lui. Se siamo paralizzati non è finita per noi, però rischiamo. Cioè siamo paralizzati, se stiamo fermi. Ma dai, ma 3 volte su 4. Ma cos'è? Ma cos'è? Ah lì, a forza di attacchi, per forza, ci siamo fermi 25.000 turni. Oh! Snorlax mi sa che adesso deve, sì, deve essere cambiato, necessita. Povero, ha già fatto tanto. Ma è ancora vivo, eh? Pericoloso Snorlax. Allora, Livanni. Cambiamo Pokémon. Quale miglior momento se non questo? Vai. Clava di liane pronta, infuocata. Per te. Butta. Eccolo qua. E sapete che vi dico? Lo terracristallizzo perché lo voglio assolutamente vedere insieme a voi. Lo abbiamo visto, sì, durante il combattimento, ma... farlo di persona è un'altra cosa, no? Adesso è dalla nostra parte. Sono bellissime le maschere.
si busta l'estate, cioè è fantastico. Il suo attacco aumenta. Credo aumenti di 1. Ma direi che va più che bene. Distrutto. Sinistro. Oh. Perfetto. Vediamo se è realmente aumentato di 1. Sì, di 1. Beh, non è male, eh. È un free boost quando hai la terra cristallizzazione pronta. Molto comoda per i raid. Anche. Che bello è l'attacco. Mi sa che dovrai impegnarti un po' di più. Ninetales. Qui cambiamo. Possiamo cambiare. Ce lo possiamo... Oddio, ci potevamo permettere anche di finire con Oggerpon. Però dai. Non farmi arrabbiare. Mordo. Mi sa che hai terminato, eh? Ma insomma, da dove tiri fuori tutta sta forza? Campioni, campioni. Che rabbia, però devo dire che me lo aspettavo. Tu e Oggerpon vi capite alla perfezione, sono quasi invidioso. Piuttosto, ci sarebbe una cosa che vorrei dirti, anche se non so come. In realtà a breve io... Partirò? Se ne sta andando? E se no cos'altro? Hila, Shadow, sono Rhea. Ho saputo che questa mattina tutte le coppie hanno completato l'orientamento. Il responsabile ha un discorso da fare agli studenti, perciò ci riuniremo tutti davanti al circolo comunale. Finisci il discorso. Ricevuto. Ah, c'è anche Rubra lì con te? Ottimo, così mi risparmi una telefonata. Certo che voi ragazzini siete incredibili. Fate amicizia in un attimo. Comunque, vi aspetto davanti al circolo comunale insieme agli altri. Già, infatti, siamo appena diventati amici e adesso... Beh, andiamo a sentire che hanno da dirci? Sì, ma ti devo tirare fuori le parole di bocca? È una rottura, ma è anche vero che sarà l'ultima. Proprio adesso che siamo diventati amici, io devo partire. Ok. Discorso finale? Fine dei giochi? Fine del gioco? Eccoli. Eccoti, Shadow. Ok, ci siamo tutti, o quasi. Manca Riri, mi sa. Non credo di averlo visto. Prego, signor responsabile, a lei la parola, a lei la parola. Grazie, bene, buongiorno a tutti. Ho il piacere di annunciarvi che tutte le coppie di partecipanti hanno terminato il giro dei cartelli alla scoperta della storia di Nordivia e abbiamo fatto anche molto di più, signor responsabile. Dichiaro quindi conclusa la prova d'orientamento. Evviva! È stato uno spasso, sì! Mi fa piacere sentirlo, grazie per aver partecipato. Mi ha sentito. Ecco qui un piccolo premio per voi. Assortimento di moci di Nordivia dal responsabile. Ok. I moci, da quello che ho visto, servono per aumentare le stat. E io li ho già usati tutti, quelli che avevo. Ad essere sincero, pensavo che ci avreste messo di più. Siete tutti degli studenti ammirevoli. Manca ancora un po' alla fine del viaggio di studio, quindi sentitevi pure liberi di continuare ad esplorare Nordivia, se vi fa piacere. Professoressa, lei voleva aggiungere qualcosa?
Purtroppo devo informarvi che per motivi di forza maggiore io, Rubra e Riben dovremo far ritorno all'Istituto Mirtillo prima del previsto. Oh no. Come mai? No. Sono davvero desolata, ma ci sono novità sulla voragine di Paldea e sono costretta a rientrare. Comunque vi sono stata accanto fino ad ora e ho potuto vedere quanto siete in gamba. So che ve la caverete a meraviglia anche senza di me. Signor responsabile, d'ora in avanti affido lei gli altri ragazzi. Ma certo, nessun problema. E infine Rubra, anche tu volevi dire qualcosa, giusto? Sì. Mio fratello non sta molto bene e non è potuto venire, quindi parlo anche per lui. Beh, come tutti sapete, io sono cresciuta in questo paesino. E non mi è mai andato giù che dei forestieri come voi venissero qui. Davvero? Oh. Era come se qualcuno stesse entrando a casa nostra con le scarpe piene di fango. Però, ora che ho passato del tempo assieme a voi, mi sono accorta di quanto mi sbagliassi. Anzi, chiacchierando con tutti voi mi sono pure divertita. Diciamo che ho capito che è sbagliato avere pregiudizi. Quindi niente, volevo solo dirvi che è stata una gioia conoscervi. Grazie per essere venuti. Soprattutto tu, Shadow. Sono contenta che fra tutte le persone che potevano capitare qui, sia arrivato proprio tu. Beh, in ogni caso, spero che questa non sia l'ultima volta che ci vediamo. All'Istituto Mirtillo ci sono un sacco di allenatori fortissimi. Ci rivedremo là, ma bisognerà attendere un po'. Devi assolutamente venire a trovarci. Ora che ci penso, non ho ancora fatto la valigia, devo andare. Non voglio dire addio, quindi alla prossima! Intensa, come sempre, la ragazza. A noi adulti sembra esagerato, ma per i giovani è così. A quell'età ogni singolo momento è profondo e carico di significato. Bene, e con questo possiamo considerare terminata le attività del viaggio di studio. Glielo diciamo un bel grazie al nostro responsabile? Grazie mille! Ciba, grazie! Ciba! Rinfresco, rinfresco! No, niente rinfresco. Va bene. Titoli di coda? Non c'è niente da fare. Oddio, Riben. Oddio, Riben, aspetta. Devo diventare più forte. Più forte, più forte, più forte, più forte! Vedrai, Shadow. Se ti alleni per diventare più forte, va bene. Basta che non sia un'ossessione. E che questo non ti conduca sulla via del male. Amici, credo che siamo giunti al termine di questa serie. Non ci sono più missioni attive. Esattamente. Andiamo a casa là di Riben. Vediamo se qualcuno ci dice qualcosa. Continua nella parte 2. Non si sono ancora visti i titoli di coda, ma ci devono essere, secondo me. Forse ci saranno quando si sono completate tutte le attività, o magari il Pokédex, magari qualcosa. Non lo so. Vediamo. Facendo un po' di ordine nella rimessa ho trovato questi, vuoi prenderli tu? Abito della festa, pruno bianco, e abito della festa, blu oltremare. Ma erano quelli dei nostri amici. Questa taglia non va bene ai miei nipoti. Il colore è uguale a quello dei loro completi, ma non temere, questi due non li hanno mai usati. Adesso che i ragazzi sono di nuovo via, la casa è così tranquilla, chissà quando torneranno. Quindi loro non li vedremo più.
fino al prossimo DLC. Che tristezza, però. Mi piace il finale sospeso, eh? Che ci dà a Riben appuntamento. No, alla prossima battaglia. Sostanzialmente quello. Direi che abbiamo concluso questa serie. È stata... Direi che il giusto termine sia piacevole. Non lunghissima. Mi aspettavo qualche Pokémon nuovo in più, anche se so che ce n'è uno che non ho ancora preso e che aggiungeremo alla squadra. Non ci rimangono che i tre beni amici, ormai l'ho detto 16.000 volte. Non ho ancora deciso se sarà una guida o se sarà una... Se sarà un altro episodio, ma non credo. No, perché non... Vedete, non fanno parte della storia, non ci sono più missioni. Va bene, amici miei, è stato un piacere portarvi la serie. Fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate, se vi è piaciuta, ve lo ripeto, se vi è piaciuto il DLC, che è un'altra cosa, non date la colpa a me se non vi è piaciuto, mi raccomando il like lasciatelo sempre, e ci rivediamo molto presto, in live, in una guida, non lo so se ci sarà un altro episodio, come vi ho detto, di sicuro nella parte 2 del DLC, beh, quello sì, il disco indaco. E non vedo l'ora.